tita la e menje para tedek te per te det Adriatico ka vendet ku vlitet ar Prishti. Një gjushi të të lur ka vijet nacional, regionale dhe europej, si për minoritet vetë lingvistik. Arbrishti ishtë forur ka shumë forte Italjes, ka mulizi këto janë 4 dhe këtu janë sportele di uksor. Ka ki numër në dasha resta, në ato të si për koncertit e di busdeti, që mbak mund gjë funë. Kënë këtë arbreshë, te arbanazve të zara ka Kroacia, në ato të rosella de rosa. Libre Canarurit, Pinuccia Campofredano de Maria de Rosa, Flasnien me Giovannini e Iannacci. Cana Camarini, Tangela Carafana, Chienca Biblioteca Ibrahim Kodra, Cehami, Celigiomi, Cami, Granaris, Patane e Ciotue, e Ligiomi, Librin, Idurazzo, tra da schiavi ad oggi, Isti storia tegnive famiglie, Cecana Durazzo, Calvania, Cacitata e Repubblica Marinara di Genova vuole fare un tagliere famiglie, insomma, importando l'aristocratica. Buongiorno, Laime, una finestra di qua e di là dell'Adriatico, nei luoghi dove si parla l'Arbrisht, una lingua antica tutelata dalle leggi nazionali, regionali ed europee sulle minoranze linguistiche. L'Arbrisht è parlato in molti paesi dell'Italia meridionale, questi nel Molise sono quattro e qui ci sono gli sportelli linguistici. In questo numero Natascia Resta ci parla del concerto tra le due sponde che si è svolto a Montecilfone. I canti Arbresh degli Arbanasi di Zara in Croazia sono l'argomento di cui ci parla Rossella De Rosa. Libri d'Aururi, Maria De Rosa e Pinuccia Campofredano conversano con Giannino Iannacci. Da Campomarino Angela Carafa ci porta nella biblioteca Ibrahim Kodra. Cosa mangiamo? Cosa leggiamo? Mangiamo patate, riso e cozze e leggiamo un volume, I Durazzo, da schiavi ad oggi, la storia di una famiglia che dall'Albania, nella città marinara di Genova, ha fondato una famiglia di grandissimo lignaggio e aristocratica. Il ringraziamento va agli insegnanti, grazie per essere qui, a tutti quanti, alla Cagita, 8 novembre, Munchufun, Chietini, Concert, Maembrin, Taberbili, Canzunette, Pormosa, Rohe, Tarbrescin, Tazara, Ca Croazia. Condoitem, Pina Busice, Sunoi, Tima Chitaren, Melita Ivkovic, Moron Pise, De Cristiano Iacovelli e De Carla Mascio, Ce Condonien, Canzunette, Tarbresh, Ta Hortion. Il giorno 18 novembre a Montecilfone hanno fatto un concerto dal nome Berbili, canzoni per non dimenticare l'Arbrescia Zara in Croazia. Ha cantato Dina Busic e ha suonato la chitarra Melita Ivković. Al concerto hanno partecipato anche Cristiano Iacovelli e Carla Mascio, che cantano le canzoni in Arbrescia dei nostri paesi. Un concerto emozionante è quello a Montecilfone, un abbraccio ideale tra le due sponde dell'Adriatico, grazie alle due musiciste Dina Busic e Melita Ivković, arrivate da Zara, in Croazia, dove vivono gli Arbanesi, giunti in quel territorio nel Settecento per sfuggire agli Ottomani. Nella letteratura albanese, gli Arbanesi sono conosciuti come gli Arbresh di Zara. La professoressa Pugliese, responsabile degli sportelli linguistici del Molise, ha lanciato un'idea davvero superba che unirà ancora di più le due sponde dell'Adriatico. Abbiamo sentito in proposito Giorgio Manes, sindaco di Montecilfone, comune capofila dei paesi Arbresh.
La professoressa Fernanda Pugliese ha proposto e lanciato il progetto di un festival dell'Adriatico. Lei appoggerà sicuramente questo bellissimo progetto che rafforza i rapporti con l'altra sponda dell'Adriatico. Ma certo che l'appoggerò, Fernanda è bravissima nel suo lavoro, quindi ha sempre collaborato con le varie amministrazioni, con la nostra amministrazione, quindi è punto di riferimento sulle minoranze linguistiche. Abbiamo questo bellissimo sportello linguistico che sta lavorando a 360 gradi, quindi daremo forza a questa sponda, a questa iniziativa che stava dicendo, quindi e probabilmente faremo pure un passaggio dall'altra parte se ci viene concesso. Siamo qui presso il Palazzo Greco con Gino Iannacci, artista poliedrico, simbolo insieme ad altri di quanto l'amore per la cultura sia radicato nella nostra comunità. Gino, parlaci della tua opera Contrada Santa Venere. Ho preso lo spunto dai ragazzi della Via Pal e nel 2000 ho preso degli appunti che poi ho sviluppato, e dove racconto i giochi del primo dopoguerra nell'epoca del boom. Leggendo il tuo libro abbiamo notato la presenza di disegni alla fine di ogni capitolo. Spiegaci che cosa rappresentano. La mia passione mi ha portato a disegnare la scena grafica di ogni racconto. Cos'è Capovet Ember, Contrada Santa Venere? Capova Tember, se che descrivere, fate c'è qui oiton, curuisha vajun. Rurmi pari sono quattro quartier, sono Giovannielli, sono Ferdinandi, sono Bendetti e sono da Venra. Gini tu, vurilisi in fuf, vendi cucumberdosh un shock e sono da Venra, sputloi un gascurmiesdite. Da quasi norandit, caffè o letterarte comarinit e vendet sportelli di Uxor, istare biblioteche a Codra. Ta cugiende sa a Codra, ma scultura e pittura te miestrit cubist. Ibrahim Codra, nemine in kind diete tet di mie ghiast, chieti ne pittura albanese, shocked picassit, ciulir italies, mambavi usi in balcanvet te cure te geometrit. Totmet mbiete noprat me te gnohurat. Logus tesnat bibliotex banmen stilin t'artistit, città di mie dui, pas regnive t'arbresh, arurit a horatione t'mulisit, e ad ec marin lori retrate t'hors, c'arbresht vlognin mashum hare. Un viaggio a Palazzo Norante, caffè letterario di Campomarino, sede dello sportello linguistico Arbresh, alla scoperta della biblioteca intitolata di Ibrahim Codra, 1918-2006, della Sala Codra che ospita sculture e dipinti originali. Un omaggio dell'amministrazione al maestro cubista albanese, amico di Pablo Picasso, e noto per i suoi totem che intraprese un cammino alla scoperta dei paesi Arbresh d'Italia e che nel 2002 arrivò anche a Campomarino, a testimonianza alcune sue pregevoli cartoline dedicate. Laime, rubrica e re, cehami, celigiomi. Laime, nuova rubrica, cosa mangiamo, cosa leggiamo? Cehami sod, celigiomi, sod hami, një mënester, shumë mira, patane, granariz e koce.
Ishtë një mënestër që vinë ka na pulës, më ndonjë kera bëmë edhe na këtu, kamulizi. Marmi një kile gjimë së kocit të zeze, i pulirmi, i hapmi, kazjarmi vasu vasu, fëpëllomi patane, të një kile gjimë së patane, i bëmi thele të hogës, i vumi ka një kupë, i dërrimi të vaj, kripë, pitrasin, ca gjagulli ku kishtipuri. Marmi një gjimë skili granariz ma kokit që venjen mirë ka të zihet ka furi. Marmi një tjele për furin e vumi një strat patane, një strat koce, ka brënda valvës, një strat granariz, një strat thele kjepa kuke pretur a hoxa. Pas bëmi një tërë strate e vumi me patanet. Si për dërvimi bukatata shtipura, ca gjagujlë, një pomodor të pritur e të holje, ca kripë. Pas marmi ujtë e kocë të filtromi, avumi ca titër e adërvimi skatjelja, njera që laget, njera sipër. Vumi ka furi për 40 minute, kur sipër buha kukje e u pokje, e nëzirmi e hame sa ishta mira. Cosa mangiamo oggi? Oggi mangiamo patate, riso e cozze. È una ricetta molto buona, viene dalla Puglia, ma la facciamo anche dalle nostre parti. Prendiamo 1,5 kg di cozze nere, le apriamo, le puliamo, le apriamo sul fuoco, a fuoco lento. Peliamo le patate, le tagliamo sottili, le mettiamo in una coppa con olio, sale, prezzemolo e un po' di peperoncino rosso tritato. Poi prendiamo il riso, quello adatto per la cottura al forno. Prendiamo un tegame per forno e mettiamo uno strato di patate, uno strato di riso e uno strato di cozze. E così e fettine di cipolla rossa affettata sottile. Facciamo un altro strato, nello stesso modo, chiudiamo con le patate. Sopra lo strato di patate mettiamo dei pomodorini, poi un po' di olio, mollica di pane e un pizzico di sale. Inforniamo per 40-45 minuti finché il composto non diventa tutto dorato. Sforniamo e mangiamo. Quanto è buono questo piatto! Cosa leggiamo oggi? Oggi leggiamo un libro importante, Sod li gjomi, një libër shumë importante, ma pak i njohur. I thonjen Durases, da schiavi ad oggi della Repubblica di Genova, quindi Durazzo, da schiavi ad oggi della Repubblica di Genova. Chi i libër thot, storie në njëve grupe mercanvet, që partirtën ka na horse Durazzo e vejën ka purtet të Mediterraneo për të shqitin në merkanzina tirve. Një herë një fortunal i zbatoj të ka purti e qitatë se Genova. Këto të mirtë gjetën rëqit ka gjindja sa i horë, por nëngë kishën si të vejënus ka shpita tirve ka Albania e u vitën ka qitatë e Genova. Ma ishën tri mendra prendendo dalle dalë zë në fitë shurbejen ka kumerci e merkanzive të kapurti, dën komerçandve të Genova. Pas dalle dalë hapën putige për kundinatirve e tua shurberu për gatën, e zë në fitë njih të hijën e të njihjën eliten e horsë. Hitën ka korporaciona merkanzve e patën shumë ingarke dhe importandu, ka që ma di tre generazioni dan citats doge vescove e tire fure shumë importante. To gind i tritjen Durazzo se kishen biemrin citats kanavien. Këtë liber shumë i bukri, shumë interesando, shkrujti Angela Valenti Durazzo. Qishtë ish a shokja të njëve Durazzo që vinë ka na kësaja dinasti e qishtë ambashaturit e principatit e Monaco.
che libern dovet che commerci ma cush vin ca biblioteca ca masters per la gioia e han shum pagine de illustrume e shum to bucre. Cosa leggiamo oggi? Oggi leggiamo un libro, un libro raro, si chiama Il Durazzo, da schiavi ad oggi della Repubblica di Genova e racconta la storia di un gruppo di mercanti provenienti da Durazzo che giravano per il mare Mediterraneo per fermarsi nei porti e vendere le loro mercanzie. Una volta un fortunale li ha sbattuti verso il porto di Genova. Qui hanno trovato rifugio presso gli abitanti, ma non potendo tornare nelle loro terre per l'indisponibilità di barche, di navi, si sono fermati nella città e hanno cominciato a lavorare al porto sotto i mercanti. Piano piano, erano giovani intraprendenti, hanno aperto delle botteghe per loro conto. Si sono arricchiti. Sono riusciti ad entrare nell'eterno delle corporazioni e di seguito nell'elite della città di Genova. E nel giro di poche generazioni hanno dato a questa città la possibilità di eleggere tra di loro dogi, vescovi e altissime personalità, sicché sono diventati famosi. E sono stati anche dei grandi benefattori. Tutta questa storia, che sembra una favola, ma è una realtà, è scritta in questo libro di Angela Valenti Durazzo. Il libro, come dicevo, si chiama Il Durazzo, da schiavi ad oggi della Repubblica di Genova. Hanno mantenuto il cognome Durazzo, che è un cognome geografico, quindi di provenienza. Angela Valenti Durazzo è la moglie di un discendente che attualmente una grande figura, un ambasciatore del Principato di Monaco. Il libro, ripeto, non è in vendita, ma chi desidera lo può consultare e leggere presso la biblioteca della rivista Camastra. Laime, kana kamastra amolai news ich gesei ich gemet prompt kai ava chut vier in mir da Laime kamastra amolai news è tutto, ci vediamo venerdì della prossima settimana, state bene.